Innanzitutto il mio ringraziamento a Michelina Borsari per l'invito che fedelmente mi fa a questo festival. Grazie per le parole di presentazione in cui ha sintetizzato, rileggendo il mito biblico, come il pane, possiamo dire, il pane della salvezza, il pane della libertà, il pane della fraternità, il pane dell'uguaglianza. Ma vi dico anche la gioia di essere di nuovo qui, tra di voi, perché so che posso con voi confrontarmi e poter meditare e riflettere insieme su dei temi che toccano in profondità il nostro quotidiano. Il titolo della riflessione che mi è stata affidata è il pane della terra. Ma mi sembra possibile interpretarlo secondo l'espressione biblica ricorrente più volte, ma netta nel Salmo 104, Lechem mit haaretz, il pane dalla terra. Perché il pane viene come frutto dalla terra, dalla natura, e nello stesso tempo viene, è frutto della cultura, del lavoro dell'uomo. Il pane, cibo tra tutti i cibi il più evidente e il più eloquente. Il pane, il cibo in cui è evidentissimo l'intreccio natura-cultura. Il pane che è più antico della scrittura. Il pane che segna e accompagna la vicenda umana nel passaggio dal nomadismo alla stanzialità del lavoro della terra. Il passaggio da Abele a Caino. Il pane è dunque testimone di un'umanità che si umanizza, ma nell'umanizzarsi continua a contraddire il suo cammino, tornando indietro, tornando alla bestialità che sta all'interno di ogni uomo. Non si dimentichi che Caino uccide Abele, ma il testo biblico dice: in te la violenza sta accovacciata come una bestia, l'animale che è in noi. Ma il cammino di umanizzazione iniziato col pane è un cammino certamente contraddetto, ma che segna la grande vicenda dell'umanità. Il pane, carico di simbolismo sul quale la nostra mente ha forgiato tante metafore. Ve ne dico alcune di queste metafore dell'antichità, ripeto, dell'antichità non attuale. Oggi forse abbiamo difficoltà a forgiare metafore, a vedere un simbolismo nel pane, perché il pane non è più centrale come lo era una volta, era il cibo. Adesso è diventato per molti qualcosa addirittura di poco conosciuto, ma nell'antichità si parlava di pane della libertà, all'interno della Bibbia dell'Esodo, di pane delle lacrime, di pane della vita, di pane dell'ospitalità, di pane della fraternità, fino alle metafore più religiose, pane degli angeli. E nel cristianesimo pane come corpo,
corpo reale e corpo simbolico, un solo pane, un solo corpo. Pane come cibo che chiede di essere trasceso, perché il pane è capace di dire e ricordare anche ciò che non basta all'uomo. Ricordate tutti una parola decisiva, ma che ci viene proprio ricordata dal pane: non di solo pane vive l'uomo, non di solo pane vive l'uomo. Circa 10.000 anni fa, gli uomini passarono da un vivere nomadico di raccolta e di caccia, che comunque era già una cultura, ad una nuova forma di cultura, la cultura della terra. Diventarono sedentari, lavorarono la terra, selezionarono i semi più nutrienti, più fecondi e produttivi, e ogni regione del mondo ebbe il suo cereale di elezione. E nel nostro Mediterraneo si diffuse il grano, in Africa il sorgo, il mais in America, il riso in Asia. Fernand Braudel chiama questi cereali le piante della civiltà, perché attorno a questi cereali e attraverso il loro frutto si è organizzata la vita degli uomini in tutte le sue manifestazioni. Perché da quel giorno l'uomo fabbrica il suo pane, fabbrica il suo cibo. Non si accontenta più di dipendere solo dalla natura, andando a caccia o raccogliendo i frutti. Ecco come è apparso il pane. E di generazione in generazione il pane ha richiesto l'esercizio di una sapienza, per cui si sono selezionate le sementi, si è seminato nella terra aperta dall'aratro, si è mietuto il grano quando è maturo, poi lo si è pestato, lo si macina, si lasci che fermenti, e a un certo punto, ecco, l'uomo prepara il cibo, usa il fuoco, usa la cucina, e il prodotto della terra diventa altra cosa, essenzialmente un prodotto dell'uomo, o potremmo dire con la Bibbia l'uomo che fa uscire il pane dalla terra, ma non senza l'uomo potrebbe esserci il pane. Da allora non è più possibile dirsi uomini senza mangiare pane. E ne dà testimonianza Omero, che definisce gli uomini mangiatori di pane, per distinguerli dai barbari, dai nomadi, che non mangiano il pane, non conoscono la coltivazione del grano. E il più antico testo letterario che sia giunto a noi, un testo dalla Mesopotamia, l'epopea di Gilgamesh del 4000 circa avanti Cristo, racconta che l'uomo da selvatico diventò uomo quando imparò a fare il pane e a vivere di pane. Mito straordinario. Vorrei ora entrare nel vivo della nostra riflessione in due tempi, riflettendo prima sul pane della terra e poi sul non di solo pane vive l'uomo. Il pane della terra. Non si può parlare del pane senza far riferimento al da dove è tratto il pane, cioè alla terra. Appunto il pane dalla terra. La terra, chiamata dalla Bibbia Adama, da cui è tratto Adam, l'umano, il terrestre, secondo la Bibbia. Noi siamo fatti di terra e alla terra torniamo. La terra, nostra madre, chiede di essere custodita e lavorata. Non ci chiede di essere lasciata vergine,
perché se la terra restasse vergine non potrebbe essere nostra madre. Ma chiede di essere rispettata, non violentata. Oggi il nostro rapporto con la terra si è fatto critico e tutti siamo consapevoli del rischio della catastrofe ecologica. In nome della crescita, in nome del libero mercato, in nome di un arricchimento sempre più esteso, in nome di un consumo che non vuole conoscere i limiti, la terra madre sta diventando sempre più devastata, desolata. Il deserto avanza anche tra di noi, attraverso la cementificazione dei nostri territori, nei nostri campi, tra le nostre colline, permettetemi di dire, sempre più invasi da pannelli solari che potrebbero essere messi con più intelligenza in altri luoghi. Così tutto questo scaccia le nostre culture, tolgono la sovranità alimentare, feriscono poi la bellezza del paesaggio, cioè della terra. Sono offese alla bellezza, oltre che segni di poca intelligenza. Noi agiamo nei confronti della terra come se fossimo padroni assoluti, come fossimo i soli che hanno diritti sulla terra e non hanno dei doveri verso di essa. E non pensiamo che la natura, l'ambiente, non sono in verità nostra proprietà, né sono luogo di risorse a nostra assoluta e arbitraria disposizione. Se la terra deve darci pane, noi umani dobbiamo riconoscere che esistono diritti dell'ambiente, diritti della natura, e che le altre co-creature, o se volete gli altri coinquilini della terra, tutti siamo coinquilini, natura, animali, piante, siamo tutti soggetti di diritti che vanno tutelati e sinfonicamente affermati. Insomma, mi vorrebbe da dire che è urgente un comandamento. Lo conoscete, ma permettetemi la mia traduzione. Ama la terra come ami te stesso. Nel senso che amare se stessi, amare gli altri, richiede di amare questa terra su cui viviamo e da inquilini viviamo per 70, 80 anni se ci sono le forze, ma questa terra ci è data perché sia per noi davvero sorella, non semplicemente un luogo da calpestare e da sfruttare, senza rispetto per lei e senza rispetto per gli uomini delle generazioni future. Dunque, per trarre il pane dalla terra occorre assolutamente imboccare un'altra strada, perché oggi possiamo essere consapevoli della degradazione ecologica, del deperimento delle campagne, della riduzione della terra madre a causa di questa estensione del cemento e dell'abbandono di conseguenza della campagna e del lavoro della terra. E in questa terra, terra madre più che mai, che le nostre granaglie sono seminate, entrano nel solco. Dicevamo sementi selezionate di generazione in generazione lungo i millenni, granaglie che portano il segno di una sapienza acquisita, ricercata, sperimentata in terre diverse e da umani diversi. Non c'è un seme a livello di natura, è l'uomo che l'ha selezionato e anche oggi non dobbiamo aver paura, perché sui semi il lavoro di selezione, il lavoro di renderli più fecondi è iniziato ormai più di 10.000 anni fa. Però attenzione, frumento, segale, farro, ma anche qui oggi la minaccia.
perché su quest'opera anonima ma grandiosa dei contadini dell'umanità oggi si pretendono i diritti del brevetto, si pretende di privatizzare quei semi che stanno alla base della catena alimentare. Si vorrebbe delineare una storia futura in cui sementi, acqua, aria siano merci di mercato e non più patrimonio vitale di ogni persona e per ogni comunità della terra, ma patrimonio in mano a multinazionali anonime, ma spietate nei confronti dei poveri della terra. Dalla terra, seminato, aiutato a crescere, maturato, ecco il grano che deve essere macinato e appare come farina. Anche qui i termini antichi. Nella Bibbia la farina si chiamava fior di frumento. All'interno della cultura egiziana, midollo del frumento. Nel mondo latino, adipe frumenti, il grasso del frumento. E la farina impastata con acqua a un certo punto lievita, a un certo punto cresce. Che ricordo, permettetemi di dire, capite la poesia, di vedere nelle Maggie quando ero piccolo che da noi si diceva in dialetto usleva il pan, il pane si leva, e c'era la pasta che gonfiava come il ventre di una donna incinta. Era qualcosa di meraviglioso, era la vita che si spingeva all'interno di quella madia in cui poi l'impasto diventava pane. Il pane, realtà precisa, effettiva, ma anche simbolo, una sorta di linguaggio, un sistema di segni concreti che permette di stabilire un linguaggio, una sapienza. La materialità dell'alimento sta in una rete di significati, di valori in cui si producono trasposizioni, metafore. Il pane è alimento per la nostra nutrizione, per la nostra vita, alimento solido che si impone innanzitutto ai nostri sensi. Mi piace pensare al pane, ma all'incontro che si può fare col pane. Ricordate il profumo del pane sformato un tempo al mattino, quel profumo che si sentiva per le vie passando accanto a un panettiere? Il profumo precede il pane, raggiunge le nostre narici che lo riconoscono e trasmettono un sentimento di vita fin dal mattino. Poi noi vediamo il pane nelle sue forme così diverse, soprattutto in Italia. Il pane in Italia non è come in altre nazioni, che ci sono due o tre forme per tutta una nazione. Pensate da noi, io penso dalla grissia monferrina alla biova, alla ciabatta, alla rosetta, alla scarpetta, alle grandi forme. Il pane basta vederlo. Forme dovute alla fantasia, dovute alla tradizione locale, tutte capaci di far sì che il pane diventi una presenza, si imponga, chieda rispetto, quasi venerazione nelle generazioni passate che conoscevano la fame solo di pane, che sovente osavano sperare di mangiare nient'altro che il pane. L'ho scritto e non posso non ricordarlo. A casa mia, verso le 7 del mattino, prima che andassi a scuola e mio padre a lavorare, mia madre tornava dal panettiere con il pane che deponeva nella madia. Ma una grande forma di pane, la griscia, grande, la metteva accanto a una bottiglia di vino e una di olio sul tavolo centrale e la copriva con una tovaglia su cui aveva recamato a punto croce le parole: il pane, il vino e l'olio
ci trasmettano lezione e consolazione. Quando entravo in casa io vedevo quella esposizione e quel pane diventava una presenza. Chi entrava in casa vedeva la tavola al centro e quel pane era un invito a sedersi, a mangiare un boccone, a condividere il pane, a bere un bicchiere di vino. Il pane, che al tatto appare duro o molle, fresco o, come si dice da noi, pampos, che significa semplicemente non passato nel senso dispregiativo, ma un pane che ha sostato. Il pane che si spezza, si frantuma, perché anche l'udito è un senso che partecipa all'esperienza del pane. Dopodiché, lo sapete, occorre solo gustarlo, masticarlo, mangiarlo. Diventa noi stessi, perché noi assimiliamo ciò che mangiamo. Accompagna i cibi della tavola dall'inizio alla fine del pasto, e gli altri cibi si chiamano companatico, da mangiare assieme al pane. È normalmente gradito a tutti, è alimento quasi completo da un punto di vista dietetico, ma dalla sostanza del pane alla sua simbologia, pane del bisogno, segno che ci è necessario il cibo, segno che senza il nutrimento non possiamo vivere. Noi abbiamo bisogno del pane. Il pane ci fa vivere e ci impedisce di morire. Mangiamo per vivere, ma siamo immersi nella catena della vita e della morte. Per questo il pane è quotidiano come il cibo. Come mi piace che noi cristiani diciamo a Dio Padre nostro, e l'altra espressione pane nostro. È veramente nostro, è di tutti come Dio. Nessuno può dire che il pane è per sé. E non a caso il pane si dovrebbe spezzare, tagliare, in ogni caso condividerlo. Un pane per tutti i commensali. Ognuno mangia lo stesso pane. Il pane è veramente nostro, condiviso, capace di dire comunità, comunione. E poi il pane, almeno quello di una volta, ma qua e là, riappare di nuovo. E la gente mi sembra più interessata a riscoprirlo, quello vero, fatto con la matrice, il lievito madre. Dura alcuni giorni. Si conserva normalmente una settimana e poi, anche secco, dopo mesi basta ammorbidirlo per diventare un cibo squisito in molte preparazioni. Ecco, come cristiano poi non posso non ricordare, senza proporvi un discorso di fede, qui in piazza violerei l'arcano necessario, ma almeno ricordarvi come al cuore della celebrazione cristiana c'è il pane, detto frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Pensate un non credente che entra in una chiesa durante una liturgia, che non sa nulla del cristianesimo. Pensateci un momento. Vede a un certo punto del pane che è innalzato, del pane che è offerto, del pane che è mostrato, del pane che poi è condiviso, tutti i commensali. Io sono convinto che la liturgia, l'Eucaristia, ha un grande magistero silenzioso. Mi rincresce che pochi tra i cristiani ascoltano e conoscono questo magistero. Ma il pane è natura umanizzata attraverso la cultura, umanizzata dall'uomo che si umanizza sempre di più. Alla fine di questa prima parte della riflessione sul pane, non posso accostare al pane anche il vino. Pane e vino, sempre associati, non solo all'interno del mondo cristiano, ma per me non solo la bottiglia accanto al pane a casa mia, ma noi in Monferrato, prima di darci il pane, il terzo giorno dopo il battesimo,
si dà un cucchiaino di Barbera e noi nasciamo con il vino nelle nostre vene. Ma se il pane dice necessità, bisogno, se il pane mancando lascia regnare la carestia, la fame, fino alla morte, il vino non è necessario. Si può vivere senza vino, molti vivono senza vino. Ma per questo il vino dice la gratuità, come il pane dice la necessità. Il vino dice l'eccesso della vita umana, in rapporto alla semplice orizzontalità del necessario, dell'utile, del quotidiano. Permettetemi di dire, il pane è la prosa, il vino è la poesia. Il vino fa allusione alla gioia, al piacere, porta anche ad un'ebbrezza. Basta essere intelligenti, ma l'ebbrezza, la discreta ebbrezza, la sobria ebbrezza di cui parlavano gli antichi, è qualcosa di straordinario, è quello che permette di celebrare la vita, l'amore, l'amicizia, la festa. Un tempo celebrava anche la morte, si beveva un bicchiere di vino anche durante i funerali, ma adesso non sappiamo più proprio neanche come accostare la morte, non sappiamo dire, far nulla, la morte è solo un ingombro che speriamo sia presto e possibilmente rimosso, e non ci rendiamo conto che fa parte della vita. Anch'essa è un momento da celebrare, come la nascita, un battesimo, le nozze, l'amore, l'amicizia. Cosa sarebbero delle nozze senza vino? Cosa sarebbe l'amore senza il vino? Non a caso nel Cantico dei Cantici, dove si celebra quest'amore, il vino è sempre presente. Gli inviti tra amante e amata sono sempre su, tra le vigne, vieni nella mia cantina, beviamo vino. Perché l'amore trova la simbologia del vino. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Non chiediamo certamente dacci il vino, ma proprio per questa sua gratuità il vino ci dice pienezza della vita, il legame più forte della morte. Proprio per questo quando beviamo diciamo tra amanti il nostro legame è più forte della contraddizione della vita e beviamo col vino a tutto questo. Sì, bere vino con intelligenza, insieme ad altri, significa affermare che la gioia è più forte della fatica quotidiana. Il pane ci ricorda la fatica quotidiana. Ricordate anche il linguaggio più usuale, quello non c'ha pane. Se non c'è lavoro non c'è pane, il pane è la necessità, ma il vino ci dice la gioia, la speranza nelle nostre fatiche. E non a caso, a differenza del pane, il vino non va mangiato. Non dobbiamo fare lo sforzo di masticarlo come il pane, deve essere semplicemente accolto. E voi lo sapete, chi sa bere il vino sa che ogni vino ha una parte del nostro orifizio beato che lo aspetta. Ci sono i vini labiali, vanno gustate soprattutto tra labbra e denti, ci sono i vini della lingua, è la lingua che li gusta, ci sono i vini da palato e la lingua lo deve buttare contro il palato, e l'altro quando passa per la gola. Ma i sapori sono tutti lì e il vino ci tocca e entra in noi con una forza che sembra un fuoco. Insomma, non a caso pane e vino nel cristianesimo stanno accanto, tutte e due centrali. Vi dicevo come si alza il pane, lo si mostra, come in qualche misura si canta il pane, così si canta il vino, per una simbologia del corpo, il corpo nostro, certo il corpo anche di un uomo, Gesù Cristo, un uomo che era figlio di Dio, ma il nostro corpo, il nostro fare comunità, il nostro fare società. Ma dunque, se questo è il pane, non di solo pane vive l'uomo. Ed ecco la seconda parte. Nella Torah, in Deuteronomio 8:3, sta scritto: tu Israele sei passato attraverso la fame per capire che l'uomo
non vive di solo pane. E voi sapete che Gesù riprende queste parole mentre nel deserto, assalito dalla fame, dopo 40 giorni di digiuno, ed è tentato di ricorrere al miracolo. La tentazione è: ma se tu sei figlio di Dio, allora di a queste pietre che diventino pane, fai il miracolo. Una volta che hanno visto il miracolo, tutti ti credono. E Gesù invece respinge la tentazione con le parole: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Il pane necessario per vivere, senza il quale non si può vivere e si incontra la morte, non basta però a far vivere gli umani. È necessario qualcosa oltre il pane, qualcosa di cui più del pane saprà nutrire, perché una vita, la vita umana, è molto di più di una vita animale, biologica. L'uomo si è innanzitutto umanizzato il giorno in cui ha inventato e fatto il pane, ma la sua umanizzazione ha bisogno di altro oltre il pane, qualcosa che trascende il pane. C'è in ogni uomo una fame, un desiderio, una ricerca che non si ferma al cibo. Il cibo è assolutamente necessario, ma non è sufficiente perché l'uomo si umanizzi. Ognuno di noi, lo sappia o no, come per un istinto vuole vivere e dunque cerca. Si guadagna il pane col lavoro, ma poi questo non gli basta. Cerca un senso nella vita perché è abitato da una fame, la fame di diventare uomo. L'umanità, questa condizione che noi viviamo, che ognuno di noi vive e di cui ognuno di noi è responsabile, è una condizione di transizione tra l'animale e un'umanità vera, un'umanità verso cui tendiamo. E il cammino che ognuno di noi deve fare è l'umanizzazione. Konrad Lorenz, il grande etologo, ha scritto: l'anello mancante tra la scimmia e l'uomo siamo noi, sono io, ciascuno di noi. Straordinaria affermazione. Non dobbiamo cercare un anello mancante nel passato, ma siamo noi l'anello mancante tra la scimmia e l'uomo. Siamo noi che dobbiamo umanizzarci sempre di più. Diventare umani, questo è il compito. L'uomo ha fame di diventare ciò che crede di voler essere. Questo cammino è nelle sue mani, consegnato alla sua libertà, alle sue fatiche individuali e collettive, alla sua responsabilità. Diventare umani, questo è il compito per ogni uomo, e permettetemi di dire, credente o non credente, cristiano o non cristiano, il compito è uno e uno solo: diventare uomini, umanizzarci sempre di più, perché un cristiano non conosce un'altra strada per sé se non l'umanizzarsi. L'umanesimo degli uomini, anche non credenti, e il cristianesimo su questo obiettivo convergono. Quanta ricerca di senso, quanta ricerca di orientamento, di direzione innanzitutto. La domanda "dove vado?" appartiene a tutti, ma anche quanta ricerca di significato. Cosa significa questo? Io voglio comprendere. Anche questo abita tutti, ma anche quanta ricerca di sentire il reale, di vivere pienamente, di vivere sperimentando coi cinque sensi, entrando sempre di più nell'umanità. Ecco, questa ricerca di senso, e ho coniugato il senso nei tre significati principali, fa sì che l'uomo si umanizzi.
Questo è il pane dell'uomo al di là del pane. Occorre assolutamente rifiutare la proposizione di Rousseau: l'uomo nasce buono, la società lo deprava, lo fa cattivo. È un grosso errore che ci portiamo dietro, perché non è mai esistito il buon selvaggio, ma l'umanità deve essere conquistata giorno dopo giorno. Il nostro compito? Resistere di fronte alla disumanizzazione, di fronte alla barbarie, di fronte alla bestialità che è in noi, e certamente attivarci perché sia possibile una convivenza più umana, una terra più abitabile, una polis in cui gli uomini si umanizzano sempre di più. C'è un cammino? Ci sono delle opzioni decisive per l'umanizzazione? Ci sono molti cammini. Ma c'è un cammino che mi viene proprio dai nomi dati al pane come metafora nell'antichità. Sappiamo tutti qual è questo cammino, ma voglio verificarlo con voi. Innanzitutto, il pane della libertà indica un cammino di libertà. La libertà va esercitata. La libertà non si mendica. La libertà non la si deve chiedere, la si esercita e basta, di fronte a ogni potere. È indegno dell'uomo mendicare la libertà. E l'uomo può sempre esercitarla nel quotidiano, perché c'è sempre un'occasione ogni giorno in cui non essere vigliacchi, in cui non essere pigri, in cui non essere paurosi e mostrarsi liberi, capaci della libertà. Tutti sappiamo che il potere politico, quello economico, quello ideologico, sono tentati di conculcare e togliere la libertà. Nell'affermare la libertà occorre affermare l'uguaglianza, non l'equitalirismo, che misconosce le differenze, ma l'uguaglianza, che richiede il riconoscimento dei diritti di ogni persona e di ogni collettività. La democrazia vive se c'è questo riconoscimento di uguaglianza di ogni persona, di ogni umano, persona come lo sono io. Il tuo prossimo è come te stesso, dice il comandamento, e accanto a te non c'è più né un giudeo, né un ebreo, né un marocchino, né un indiano, né un nero, ma c'è un uomo, una donna come te. E quindi è assolutamente necessaria l'uguaglianza. Infine, fraternità come la prassi di solidarietà, di legami fraterni, di amore tra tutti gli uomini. Uscita da se stessi per incontrare l'altro, per ascoltarlo, per conoscerlo, per comunicare con lui, per creare legami di convivenza. Questo è il cammino di umanizzazione che richiede responsabilità e impegno di ciascuno di noi. Ecco di cosa vive l'uomo, attraverso cosa si umanizza, perché non vive di solo pane. E oggi, oltre l'impegno, mi permette di dire anche la capacità di resistenza. Una resistenza civile per questo cammino di umanizzazione, questa qualità della convivenza che richiede responsabilità e compiti. Il compito ecologico contro il deserto che avanza. Quello dell'affermazione della legalità e della giustizia, senza la quale c'è disumanizzazione, perché sono calpestate le libertà, l'uguaglianza, la fraternità. Quello della convivialità, come la chiamava in modo solenne Ivan Illich, che significa partecipazione di tutti gli umani alla tavola del mondo, alle risorse della terra. Il compito della bellezza, compito straordinario ma essenziale, perché occorre lottare con urgenza contro la bruttezza che ci invade. Noi oggi dobbiamo affermare ed esercitare il diritto alla resistenza,
una resistenza personale, responsabile, ma che deve diventare resistenza di popolo e collettivo, perché l'ora richiede un risveglio da parte di tutti per dire fine a questa situazione di illegalità in cui mancano le basi etiche per la convivenza. Mi piace qui, proprio in questa terra, ricordare Giuseppe Dossetti, che al momento di elaborazione della Costituzione nel 1946 presentò un articolo da inserire in essa. E guarda caso, questo articolo fu respinto e non è entrato nella Costituzione, ma ve lo rileggo perché è significativo. Chiedeva Dossetti di mettere nella nostra Costituzione la resistenza individuale e collettiva agli atti dei poteri pubblici che violino la libertà fondamentale e i diritti garantiti dalla Costituzione è diritto e dovere di ogni cittadino, diritto e dovere di ogni cittadino. Si vive di pane, si muore di mancanza di pane, come sta accadendo in questi mesi nel Corno d'Africa, in Somalia e in Etiopia, terre, non dimentichiamolo, che abbiamo cercato di fare nostre meno di un secolo fa, e là si muore perché il pane non è condiviso, perché la tavola della terra è imbandita per pochi che stanno a tavola e respingono chi cerca di raggiungerli e condividere le briciole. Non a caso sulla via di questa tavola sono respinti gli uomini di cui il Mediterraneo è diventato una grande tomba. Dovremmo vergognarci. Neanche le briciole per loro. Non di solo pane vive l'uomo. Anche questa è una verità ricordataci dal pane. Vive di libertà, vive di uguaglianza, vive di fraternità, che è il riconoscimento dell'altro in una sola communitas in cui si tenti di fare storie e cammini di amore. Non solo con il pane e ciò che è oltre il pane, ma necessario il pane, perché l'uomo si umanizzi, perché noi ci umanizziamo e rendiamo questa terra più bella, questa nostra convivenza più segnata dall'amore e possiamo guardarci in faccia col desiderio di conoscerci, non nella diffidenza e non volendo fare senza gli altri o addirittura contro gli altri. Grazie.